Questo è il tempo che il Signore può rivelarsi nella vostra vita, il tempo che il Signore può guarire, il tempo che il Signore può liberare. E non sarà sempre così, verrà un tempo diverso da quello attuale, quando la grazia di Dio sarà chiusa. Oggi abbiamo una possibilità, oggi è tempo di speranza, è tempo di consolazione, e non possiamo sottovalutare e non possiamo ignorare l'appello, l'offerta che viene direttamente dal cielo. Cantiamo insieme questo canto: questo è il tempo. Questo è il tempo e mostrerò la mia potenza in questa terra. Questo è il tempo, questo è il tempo. Thank you.
Gloria al nome del Signore. A Dio appartiene l'onore e tutta la gloria. Leggeremo dal verso primo. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libra d'olio profumato di nardo autentico di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri? Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Gesù dunque disse: lasciala. Essa l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ora i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti lasciavano i giudei e credevano in Gesù. Lasciavano le regole e credevano in Gesù. Lasciavano la religione fatta in una certa maniera e credevano in Gesù. E che cosa c'è più di importante di quello di credere in Gesù? E in questo verbo credere in Gesù c'è tutto un programma spirituale. Credere in Gesù non significava dire: no, io credo in Gesù, non credo più questo. No, loro, pur continuando a credere certe cose, loro credendo in Gesù seguivano Gesù. Perché se il credere in Gesù non porta a seguire Gesù, questo non serve proprio a nulla. E tanta gente dice: io credo. Ma credi? Ma credi in che cosa? Come? In che maniera? È inutile trovare tutta la terminologia teologica per poter esprimere certi concetti, e tante volte i concetti più semplici della parola di Dio a volte vengono così resi complicati da tante parole e parolone. Il Signore vuole i discepoli, amen. Il Signore vuole quelli che vanno dietro di Lui. Il Signore gradisce quelli che, credendo in Lui, lo riconoscono, quello che Egli veramente è. E chi è Gesù per te? Chi è Gesù Cristo? E non è facile poter rispondere. Forse con la bocca si possono dire anche delle cose abbastanza precise, ma l'importante è che le cose che diciamo con la bocca siano cose che abbiamo già realizzato dentro di noi, nello spirito umano, nel cuore dell'uomo. Amen. E lo vedete che anche qui, in questo passaggio biblico, c'è qualcuno che dice qualcosa che sembra apparentemente bene, buona, si poteva vendere, adesso esamineremo il passaggio biblico, si poteva dare ai poveri, però dei poveri in sostanza non se ne importava proprio. Perché troppe volte quel che si dice non è conforme a quel che si crede e a quel che si pensa. Ma il cristiano che ama il Signore, che segue il Signore, ha imparato. Ha imparato ad esprimersi di ciò che prima ha realizzato all'interno. O meglio, vogliamo dirlo in parole molto più povere? Il cristiano non può, non deve avere una doppia personalità. Lo ribadisco, il vero cristiano, la creatura che è fatta figliuolo di Dio, non può continuare a vivere una vita come la conduceva prima, non può avere una doppia personalità. Perché sei un discepolo, sei un figliuolo di Dio, è un essere ricreato, risuscitato nello spirito. Sì, risuscitato, un Lazzaro spirituale. Cristiani, siamo Lazzaro spirituali,
lo dice anche la parola di Dio, e anche lo stesso battesimo, quello vero, quello vero voglio intendere quello immersione, che biblicamente si esprime in quella maniera, che è sulla fondo della vasca, in maniera simbolica, spirituale, muore l'uomo vecchio, la vecchia creatura, la vecchia natura, e l'uomo ne esce fuori rinnovato nella mente, nuova creatura, trionfante in Cristo Gesù il Signore. Gloria a Dio. Quando mi piace questo passaggio biblico, non è la prima volta certamente che lo predico, non è la prima volta che voi lo ascoltate. L'ho ascoltato da diversi, ma vedete, la parola di Dio sempre, avete notato, ha sempre una sfaccettatura diversa. Il Signore arricchisce sempre di alcuni significati. Ecco la differenza che passa fra la parola di Dio, fra il rema, parola greca, rema, parola parlante di Dio, e quelle che sono altri libri, anche importanti che siano. E chi può dispensare sotto l'aspetto storico e ancora culturale una divina commedia, che per quanto si chiama divina sembra una commedia, e in cielo non si fanno le barzellette, non ci sono le commedie, un'opera a cui mi levo il cappello della cultura, ma non ha niente a che vedere con la parola di Dio, parola infallibile di Dio, la parola fatta carne è lo stesso Gesù Cristo, e questa parola che riempie il cuore, questa parola che è la voce di Dio, che penetra dentro e che agisce, opera. Amen, fratelli e sorelle, amen, amici che ci seguite, gloria al nome del Signore. Dice questa scrittura, questo passaggio, che Gesù dunque 6 giorni prima della Pasqua ebraica, perché la Pasqua, qualcuno dovrebbe anche saperlo, credo che lo sanno in molti, che la Pasqua cristiana si rifà a quello che è la Pasqua ebraica all'inizio. Pasqua ebraica significa Pasqua, passaggio, passaggio da che cosa? Passaggio dalla schiavitù del popolo ebraico, che era sotto la schiavitù del faraone di Egitto, alla libertà che Dio gli diede attraverso il suo servitore Mosè. E simbolicamente e spiritualmente la Pasqua cristiana è il passaggio dal peccato alla vita, avrei dovuto dire dalla morte, perché il salario del peccato è scritto, il salario del peccato, il prezzo del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E chi ci ha tirato dalle mani del faraone, dal principe del male, dal avversario, da Satana, come volete chiamare, chi ci ha liberati? Non ci è voluto Mosè, ci è voluto Gesù Cristo il Signore, ci vuole Gesù, alleluia, gloria al Signore. Ecco, parliamo della Pasqua ebraica, dove Gesù ancora partecipava, perché Gesù sotto l'aspetto umano era un ebreo, meglio un giudeo, gloria al nome del Signore, quindi veniva da quella tribù di Giuda, gloria al nome del Signore. Ebbene, vediamo che 6 giorni prima della Pasqua, dove c'è tutto un rituale nel popolo ebraico, Gesù si recò a Betania, questa città così famosa nella scrittura, una città molto famosa soprattutto perché Gesù a Betania aveva una famiglia in particolare che lo amava, e lo amava sinceramente, lo amava con tutto il cuore. È bello stare fra le persone che ci amano, vero? Fratelli cari, amici cari, è bello quando ti senti amato, vai in quel luogo e ci vai con tanta gioia, e ci andiamo per dovere in tanti posti, ma quali sono i posti in cui ci piace sostare di più? Dove siamo accettati, dove siamo voluti bene, dove sentiamo un affetto, è vero? Ma invece quando non sei gradito in un luogo, pure che ci devi andare, non vedi l'ora, loro non vedono l'ora che tu te ne vai, ma tu non vedi l'ora ancora di più di andartene, anzi non ci saresti nemmeno andato. E il Signore in questa città di Betania, il Signore andava in ogni luogo della Palestina, il Signore ha svolto i suoi circa 3 anni di ministero in tutta la Giudea, in tutta quella che era la Galilea, in tutta quella era quella regione, ma questo posto di Betania per lui rappresentava un posto speciale. A volte lui si riposava dalle sue fatiche, anche se andando a Betania non se ne stava senza far niente. A Betania, e soprattutto l'atteggiamento di quella famiglia, era di ascoltarlo mentre egli parlava, mentre egli l'ammaestrava, vero? La famiglia di Lazzaro, Marta e Maria. E com'è bello, Gesù è nella sua chiesa, questa sera ancora è ancora qui spiritualmente presente, vero? Perché? Perché il Signore
principalmente si manifesta dove c'è una famiglia che l'ama, una famiglia che lo rispetta, una famiglia che è gioiosa di averlo. Lo siamo. E mi direte voi che siete ancora a casa, ma voi in questo momento spiritualmente siete con tutti quanti noi. Non c'è tempo, non c'è distanza davanti a Dio. Oh, il Signore non è qualcosa di fisico. Il nostro di spirito. Amen. Egli è onnipresente. Queste distanze fisiche, chilometri che siano, o anche migliaia di chilometri, non hanno nessun valore davanti a Dio. Dio è onnipresente, Dio è vicino proprio a coloro che lo amano, che lo rispettano, che lo desiderano. Soprattutto egli si manifesta a quelli che lo desiderano. Alleluia. Significa lodare il Signore, vero? Alleluia. Gloria al nome del Signore. Egli ritornò ancora fra questa famiglia. C'era stato nel passato, c'era stato in occasione che era morto Lazzaro, e voi ricorderete dal passaggio biblico che egli andò a risvegliarlo, disse, ma andò a risuscitarlo. E ancora una volta il Signore è ancora in Betania, in casa di Lazzaro, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito. Era abituato a convito a Betania il Signore. Che il Signore sia abituato ai nostri conviti. Vogliamo invitare, e non deve essere soltanto l'ospite il Signore. Io credo che il cristiano autentico, perdonatemi se parlo sempre di questa veridicità o autenticità, lo dico perché oggi tutti dicono cristiani, giusto per distinguersi da altre cose. No, il cristiano è colui che veramente segue il Maestro, è colui che fa la volontà di Dio, è colui che onora Dio, è colui o colei che si sforzano a fare la volontà di Dio nella maniera che Dio vuole. Amen. Gloria al Signore. Ebbene, fratelli cari nel Signore, egli è ancora lì, in Betania, in questa famiglia. In questa famiglia, come i cristiani, dicevo, il vero cristiano non deve avere il Signore come un ospite. È un ospite per te il Signore? Io credo che è stato ospite prima che lo conoscessi appieno. Lui è entrato come ospite quando ha bussato alla porta spirituale del mio cuore. Come dice la scrittura, io sono alla porta del tuo cuore e picchio. Forse per parecchi che stanno per televisione o qualcuno che è qui in sala, forse per la prima volta, il Signore sta picchiando anche al tuo cuore. Gloria a Dio! Io sono alla porta del tuo cuore e picchio se tu apri. E Dio dice, io sfonderò la porta. Lui non è un violento. Io busso. E tu mi rispondi, chi sei? E io ti dico, sono Gesù, il tuo Signore, se mi vuoi. Sono venuto per stare con te, come disse a Zaccheo e a quanti altri. E se tu apri la porta, dice la scrittura, che egli entrerà da te. E cenerà con te, starà con te. Alleluia. Bene, io ho fatto una scelta, e tante volte mi piace l'espressione di tanti fratelli semplici, e c'è un fratello anche qui, fratello che noi chiamiamo il giovanotto, che dice tante volte, io ho fatto entrare il Signore e poi ho tolto la chiave dalla serratura perché non l'ho voluto fare più uscire. Alleluia! Gloria al nome del Signore. E Dio ci dia grazia di averlo, non di pensiero, non di illusione, ma in realtà che il Signore dimori. Vogliamo dirlo insieme, dimori. Dimorare significa abitare in maniera abbastanza stabile nel nostro cuore. Gloria a Dio. Ecco, in quel caso era stato dato un convito. Marta era la donna di casa per eccellenza. Chissà quante belle cose faceva per il Signore. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Ma Maria aveva sempre degli atteggiamenti un po' particolari, ma c'è stata sempre una specie di confronto tra Marta e Maria. Ma perdonatemi, io vedo Maria sempre più spirituale. Oh sì, Marta amava il Signore, Marta si esprimeva con facendo i servizi, Marta era più la donna di casa, un po' troppo attaccata anche ai servizi di casa, che qui la vediamo un'altra volta in azione, l'altra volta
in un altro passaggio biblico e per dire: maestro, di a mia sorella che mi riaiuti un pochino a fare i servizi, si è seduto vicino a te e sta lì e non si muove più, si è incollata. Questa la chiamava una sfaticata, in poche parole, ma non era sfaticatezza quella di Maria, perché Gesù confermò immediatamente, disse: Marta, ma perché ti affaccendi fra mille cose? Ma fermati un pochettino, come sarebbe bello tante volte, chissà in questo momento se qualcuno, non c'è qualche donna che sta vedendo, facendo i servizi di casa e ogni tanto non sguarda al televisore, sente la trasmissione, fermati un pochino, che è importante. Maria ha scelto la migliore parte, fermati un poco, hai tutta una giornata per sbattere amante indietro, e mentre hai pulito si sporca di nuovo e tu ripulirai di nuovo. Fermati un poco, Marta, fermati anche tu. E Maria questa volta invece si è data da fare ancora di più, sembra proprio che l'incoraggiamento del Signore gli sia servito. E mentre Marta preparava e ancora serviva a tavola, Maria aveva preparato una bella sorpresa per il Signore, una bella sorpresa. Vedete che anche Gesù, figliolo di Dio, Dio ama, ama che è stato pensato e pensato da qualcuno. È umano, vero? La umanità di Gesù era felice di quello che Maria aveva preparato per lui. E come è bello per tutti quanti noi quando vediamo che oggetto del nostro amore, che ci pensiamo l'uno con l'altro, vero? Gesù gradì, era un grande regalo che Maria aveva preparato, ma non era il valore del denaro, non era il valore del regalo che era importante per Gesù, era lo spirito col quale era stato fatto e stava facendo questo Maria. E Maria cosa fa? Prese una libra di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena di questo profumo, di quest'olio. Io credo che state provando quello che provo io dentro. Che bella sorpresa che ha preparato il Signore. Che bella sorpresa. Voglio dirvi subito, per quelli che sono, quelli che subito devono valutare, vogliono valutare, che una libra corrispondeva circa a 327 grammi. Per i curiosi, quindi una bella bottiglina, consistente, superiore al quarto. Beh, in peso era 327 grammi, non so esattamente nella bottiglia quanto spazio occupasse, ed era veramente di gran prezzo. Lo sappiamo subito da chi era esperto nell'economia e nelle finanze, di quello che subito fece una valutazione immediata materialistica, che diede subito un valore, un prezzo. Ma ci sono cose che non hanno prezzo. L'olio di Maria per Gesù non aveva prezzo, era un olio d'amore. Avete mai sentito parlare dell'olio d'amore? No, non è una reclame di olio diverso. Se preferiamo, diciamo, l'olio simbolo, olio profumato, profumo, simbolo e soprattutto simbolo chiarificatore del grande amore che bruciava nel cuore di Maria, amore spirituale per il Signore Gesù Cristo. Gloria al Signore. Che il Signore faccia ardere i nostri cuori in questo momento, che possiamo sentire dentro questo ardore, questo amore. Amen, fratelli miei, amici cari che ci seguite. Amen, quelli che siete in sala per le prime volte, quelli che siete da tanti anni nella via del Signore. Controllate se questo amore si è spento un pochino, si è raffreddato. Si dice spesso che l'amore che nel tempo lascia solo lo spazio all'affetto, e io credo che invece l'amore, quello vero, non finirà mai. Non so se siete d'accordo con me, ma anche se non lo foste, ognuno si tiene le proprie opinioni. Gloria a Dio. Non fu l'azione di Maria, comprendete, vogliamo dare un risalto a questa espressione della parola. Non fu il prezzo, eppure era di gran prezzo. Maria scelse il meglio per Gesù. Maria fece un'offerta all'Iddio fatto uomo, perché Gesù era quello ed è Dio. Fece un'offerta di ciò che lei poteva ritenere il meglio sulla piazza, per poter esprimere
quello che ancora migliore aveva dentro di lei. Scelse questa libra, pare che in greco si dica litra, di olio odorifero, di gran prezzo. E cosa fece senza pensarci su un momentino? Ve la immaginate questa scena? Bellissima, gloria al Signore. Un giorno abbracceremo Maria. Non è Maria, madre di Gesù, Maria, sorella di Marta e di Lazzaro, che fu risuscitato dal Signore. Ella lo versò sui piedi di Gesù e poi, come asciugamano, prese i suoi capelli, la sua chioma, e gliele asciugò, profumò la parte ritenuta la parte più bassa del corpo, la parte più umile, le versò dell'olio, lavò praticamente, bagnò, 327 grammi di olio profumato, di estratto di profumo, passati sui piedi di Gesù, e poi con i capelli, doveva avere una folta chioma, li asciugò. Gloria al Signore! E immaginate come rimase Gesù, Gesù la fece fare. Gesù non disse: no, fermati Maria, che stai facendo? Maria, non lo fare? No, gli ipocriti fanno certe cose, il Signore è il Signore. Era felice di vedere uno che veramente l'amava. Era in un ambiente, sì, c'erano i suoi discepoli, lo amavano i suoi discepoli, ma non sappiamo fino a che punto c'era anche il traditore là in mezzo. Oh, quanto questo poteva toccare il Signore, ma la gioia di vedere una donna, una semplice donna, che ha pensato e ha messo ad effetto un programma tutto specifico, speciale, che onorava soltanto il figliuolo di Dio. La gioia del Signore doveva essere per forza una grande gioia. Amen. Sarebbe anche per noi una grande gioia. E questo è un piccolo messaggio alla Chiesa del Signore. Amiamo il Signore con sincerità. Stiamo davanti alla sua presenza con sincerità, offriamo a Dio con gioia, con allegrezza, facciamolo e sappiamolo fare. Chi ha ricevuto amore deve saper agire per esso amore. Amen. La stanza divenne tutta profumata, immaginatevi. Tanti anni fa, qui in sala ci sono gli elementi, quando era più giovane, in uno di quei viaggi, quando ancora, vi parlo di tanti anni fa, quando certi profumi costavano particolarmente, e sugli aeroplani in transito, oggi si dice che si risparmia, pare che non si risparmia più niente, ma a quei tempi non si pagavano le tasse, comprai per la mia moglie, che allora era giovane, eravamo giovani, comprai un profumo di cui non faccio, potete fare una pubblicità, che non voglio. E lei se lo conservò così, se lo conservava così avidamente, perché è un profumo eccezionale, ancora oggi esiste, costa sempre tanto, tanto. E è successo che in uno sfratto di casa, questa bottiglina, in un palazzo vecchio, in una zona molto popolare, abitammo per un certo tempo in un appartamento delle case popolari, proprio vecchio stampo, vecchio stile. Quando andavamo via, che cosa ci lasciamo sotto al porticato? Cadde la bottiglina di quel profumo. Beh, in compenso dobbiamo dire una cosa. Quel palazzo, ci tornai dopo qualche giorno, tre giorni, profumava ancora. Immaginatevi il profumo che lasciò Maria. Anche mia moglie si chiama Maria, lascia il palazzo. Ma quella Maria là lasciò il profumo sui piedi di Gesù e nell'ambiente circostante. Sii santo, agisci per questa santità, ama il Signore, sii profumato per il Signore e il profumo si spanderà ancora intorno di te. Amen. Vogliamo? Vogliamo? Io vi dico che dobbiamo. Dobbiamo. Gloria al Signore. Ritorno all'episodio biblico, potremmo dire tante cose su questa. La casa fu ripiena di questo profumo ed ecco che fa tanti che ne ebbero piacere, perché c'è stato i discepoli che cominciano a dire che cosa bella ha fatto questa donna, ha fatto qualche cosa veramente di bello. Ma c'erano i stessi discepoli, c'era il traditore che
E questa è una figura, quando mi dispiace, quando vedi un fratello che ti tradisce, quando vedi un amico che ti tradisce, perché anche nella chiesa sono anche i fratelli che tradiscono. Molti pensano che la chiesa è perfetta, non è perfetta. Gesù è perfetto. Amen. La chiesa non è perfetta. Quando c'è la nostra umanità non siamo assolutamente, siamo perfettibili, vogliamo andare verso la perfezione. Amen. Gloria a Dio. Immagini in quel momento come il Signore dovette sentirsi male, anche se se l'aspettava. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, quello che lo tradiva, no? Figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, lì a pochi giorni lo avrebbe fatto. Cominciò a dire, disse, perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri? Come amava i poveri? 300 denari era una grande somma. Il denaro era una moneta d'argento ed equivaleva a quello che era il salario di un operaio per un'intera giornata. Basta che voi leggiate nell'Evangelo di Matteo, che leggiate gli operai delle varie ore, no? Si parla del salario di un denaro, che era una moneta d'argento. Quindi se voi fate il confronto a quello che è la vita di oggi, quella che è la giornata lavorativa di un operaio, la moltiplicate per 300, è un grosso valore, vero? Abbiamo detto che per il Signore era molto di più. Non c'era prezzo per quel profumo che aveva versato quella donna sui suoi piedi e poi gliel'aveva asciugato con i suoi capelli. Anche i capelli di Maria rimasero profumati chissà per quanti giorni, ma mentre i capelli rimanevano profumati, lo spirito di Maria, secondo me, profuma per tutta la sua vita. Amen. Giuda si preoccupava, analizzava, quantificava il valore materiale di quello si potrebbe dare ai poveri. E fratelli, voglio dirvi una parola, ancora una volta lo dico alla comunità, lo dico agli altri, ancora alla Chiesa, in questi giorni trovo dei servitori che sono d'accordo. Io credo che molti in quel momento non hanno riflettuto e hanno detto, ma ha ragione Giuda, anche di quelli che avevano visto di buon occhio quello che aveva fatto quella donna, avranno detto, ma aveva ragione Giuda, è stato uno sperpero. Non si doveva fare, bastava qualche goccia, si poteva risparmiare, si poteva fare, perché molti sono presi tante volte da queste persone, non riflettono tanti altri aspetti, come non si riflette oggi l'aspetto del compito essenziale della Chiesa. Oggi c'è una Chiesa troppo sociale, qualcuno dice troppo poco sociale, non è vero, c'è una Chiesa troppo sociale e poco spirituale, per molti è più importante provvedere un pezzetto di pane per una volta, che è la parola di Dio che salva le anime dall'inferno per l'eternità. E questa è una realtà. Vogliate riceverla? Ho molti servitori e li sento e si danno da fare in opere sociali. Ma sì, la Chiesa deve fare anche le opere sociali, ma la Chiesa ha un compito maggiormente spirituale. La Chiesa deve annunciare Gesù Cristo il vivente. La Chiesa deve dare la conoscenza di colui che risolve tutti i problemi sociali e materiali. Perché Gesù è il solutore di ogni, diciamolo insieme, di ogni problema. Come dice la scrittura, chiedete prima il regno di Dio e la sua giustizia, continuate, e tutte le altre cose vi saranno donate in sovraggiunta. La parola di Dio, il fatto che troppe volte si dice di Dio, ma Dio è lontano, ma io credo in Dio, ecco, torniamo un'altra volta al discorso del, ma se credi in Dio devi confidare in Dio, e Dio opererà nel Padre nostro che abbiamo citato chissà quante migliaia di volte, dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, i poveri ci saranno sempre, disse Gesù, tra voi, io non ci sarò sempre fisicamente, non date fastidio a questa donna, dice una vecchia edizione, non angariate questa donna, quando mi piace un termine che non si usa più, un termine che ormai è andato, fa parte di vecchi vocaboli, non la infastidite, non la turbate, e quando lodi il Signore glorifica Dio, tappa degli orecchi, non stare a sentire i giudizi, non stare a sentire quello di qua, quello che pensa quell'altro, quando senti dentro di fare quella cosa che è giusta, che piace a Dio, falla. Amen. La vogliamo fare. Quella donna la stavano disturbando, si sarebbe, se il Signore non fosse intervenuto, quella donna si sarebbe sentita una che si è messa in mostra, tante volte si è voluto mettere in mostra, vedete il giudizio umano quanto è brutto, la mente umana come cerca di spegnere anche le gioie più pure, più profonde, più belle. La gioia di Maria fu di aver versato
quel capitale d'olio odorifero, quel profumo, quell'olio profumato sui piedi del maestro, gli li asciugò. Quanto amore in tutto questo! Arriva chi gli vuole togliere subito quella gioia che ha provato nel servire il Signore, nel santo servizio al Signore. E qualcuno avrà detto: è una ruffiana. Siate i santi ruffiani di Gesù Cristo. Servite il Signore. Amate i servitori, amate le serventi. Facendo questo, vi attirerete probabilmente anche delle antipatie, ma vi attirerete soprattutto la benedizione di Dio. E la benedizione di Dio è quella che è veramente importante. Amen. Solo la benedizione di Dio è quella che è veramente importante. Ed ecco, questo mise per un tempo, e Gesù diede anche una spiegazione: l'aveva conservata Maria per la mia imbalsamatura, secondo l'usanza che si aveva nel popolo ebraico di profumare i morti, di avvolgerli in pannilini, come fecero poi col corpo di Gesù quando fu il momento che poi, grazie al Signore, è durato soltanto 3 giorni e il Signore risuscitò con quel corpo glorioso, il Cristo trionfante, alleluia. Lei l'aveva conservato per quella data e l'ha fatto adesso. I poveri li avrete sempre fra voi. E il Signore così spense quel turbamento che poteva toccare da vicino. Ma qui c'è un'altra riflessione. Lo si faceva per l'imbalsamatura. Maria ebbe un messaggio glorioso nello spirito, che le cose che bisogna fare, quando bisogna fare le buone azioni, bisogna farle mentre si è in vita, non dopo, quando si è morti. E questo ve lo devo dire, è una parte di messaggio che non può mancare. Quanta gente vedo, e l'ho visto il 2 novembre, l'1 novembre, corrono, comprano, fanno, accendono luci davanti al genitore estinto, davanti ai genitori estinti, davanti al figlio, alla figlia, e poi in vita magari non hanno proprio calcolato, gli hanno reso una vita infernale. Ma a cosa serve tutto questo? Che cosa puoi trovare a un cimitero se non, che cosa? Polvere, ossa. Il bene si fa mentre le persone sono in vita. Quanta gente ho sentito, magari io ho visto disprezzare il padre e la madre, e poi quando è dopo morti, la buon'anima di papà, la buon'anima di mamà, e l'accende che le candele, li faccio questo, li faccio quell'altro, e questo però non è che altro che un rito paganesco che sta entrato nel costume della Chiesa, è entrato nel costume del cristianesimo. Ma in realtà la parola di Dio ci parla molto chiaro: una degna sepoltura si deve dare, ma ciò che è prezioso in noi non rimane qui in terra. Se siamo stati figlioli di Dio, siamo figli di Dio, ci andiamo in paradiso. Amen. Gloria al nome del Signore. Una degna sepoltura, giusta. Quest'olio era preparato per l'imbalsamatura, ma che grande messaggio spirituale dallo Spirito Santo ebbe Maria. E la pensò di utilizzarla nel momento che Gesù era in vita. Se l'avesse fatto quando il Signore morì, in quei pochi giorni che morì, si sarebbe mischiato al profumo degli normali aromati, come vengono chiamati, fatti da tutti quelli e soprattutto dagli altri discepoli. Ma il profumo di Maria servì ad evidenziare il suo amore per il Signore prima che andasse al supplizio della croce. Gloria al nome del Signore. E proprio la volta scorsa abbiamo esaminato che chi può fare del bene non lo fa, commette peccato. Bene. Vogliamo fare sempre del bene, vogliamo fare mentre siamo in vita. Amen. Come quelli che lasciano l'eredità tante volte. Mi ha fatto sorridere un fratello che cambia, c'ha una piccola proprietà e una volta la cambia a un'associazione religiosa, un'altra volta un'altra associazione religiosa. E io trovai dalle parole di un grande servitore di Dio che sta col Signore, disse: ti lascio un'eredità a quella che è l'opera di Dio. In pratica non ha lasciato niente. Perché la lascia? Perché non se la può portare dietro. Se vuoi dare qualcosa all'opera di Dio, fallo mentre sei in vita, quando ti serve, non quando volendo o nolente tu non te la porterai. La sarà solo questione di scelta a chi lasciarla, ma in realtà tu non te la puoi portare dietro, quindi non hai dato proprio niente, non hai fatto niente. Facciamo il bene durante la vita. Amen. Ecco quante cose ci insegna la parola di Dio. Io spero che da questa parola ci siano anime che ne hanno ricevuto ancora insegnamento, rallegramento, consolazione. Questa parola ci chiama a fare come Maria, non guardare niente a nessuno. Facciamo il bene
E quando facciamo il bene, colui che è dentro di noi ce lo farà fare veramente bene. Sembra una locuzione, un giro di parole, ma il suo significato. Amen, fratelli del Signore. Gloria a Dio, facciamo il bene. Tutto questo che cosa comportò? È una grande rivoluzione. Quel convito fu veramente un convito profumato. Ah, gloria al Signore. Un convito profumato, come sarà profumato il convito che avremo tutti quanti nel Regno dei Cieli quando saremo col Signore, con Maria, con Lazzaro, con tutti quanti nel Regno dei Cieli. Amen. E che convito profumato. Ma ho sentito un amen molto molto fioco. Amen. Sì. Ancora. Forse non hanno molti di questa speranza. L'abbiamo questa speranza. È una speranza che diventa ogni giorno certezza. Io spero che anche tu che ci segui hai questa speranza nel cuore. Gloria a Dio. E mentre tutto ciò avveniva, ecco che i capi religiosi, Signore, liberaci dai capi. Dai capi, tanti capi, capi di qua, capi di là. Il capo e compitore della nostra fede si chiama Gesù Cristo. Amen. Oggi c'è il termine leader, c'è la stessa cosa. In certo qual modo è un termine anglosassone, è entrata nel linguaggio di tutti. E i capi religiosi stabilirono di far morire anche Lazzaro. Il Signore l'aveva risuscitato. Era già morto una volta, volevano farlo morire. Ma il Signore avrebbe permesso che proprio loro potevano far morire Lazzaro. Non c'è scritto, indubbiamente, ma non ci sono riusciti. Lazzaro morì, perché non poteva vivere ad eterno su questa terra, perché non gli era dato di fare questo. Ma certo non lo fecero loro. E perché? Perché tutti quanti nel vedere l'opera, Gesù era lì presente, il profumo era stato mandato, Lazzaro era la testimonianza dell'opera che Gesù aveva fatto in quella potenza che lui aveva ed ha. Aveva risuscitato Lazzaro. E nel risuscitare Lazzaro, molti vedendo il Cristo, vedendo Lazzaro, il profumo di Maria, credettero veramente nel Signore e si aggiunsero, credettero, seguirono il Signore. Persero dei clienti e tutto questo gli comportò un certo problema grosso, a che stavano decidendo che cosa fare, che cosa non fare. Il Signore è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre. Amen. È lo stesso Dio e noi vogliamo predicare questa parola senza artifici, nella semplicità, senza offendere nessuno, senza polemizzare con nessuno. Noi vogliamo dare il significato e ci sforziamo a farlo, di dare quello che realmente questa parola dice, alla gloria di Dio in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Vogliamo alzarci all'impiede tutti quanti, voglio rivolgere qualche parola di preghiera come di consueto. Gloria al nome del Signore, chiniamo il nostro capo, gloria al Re, adoriamo il Signore, vogliamo profumare in questo momento. Sì, non abbiamo una libra di olio odorifero, ma abbiamo una preghiera che sale al Signore come un odor soave, dice la Scrittura, un profumo prezioso, un profumo spirituale. Vogliamo pregare il Signore insieme. Padre Santo, Padre Buono, Padre Giusto, vengo a te nel nome di Gesù. Ti ringrazio, Signore, che questa parola ancora è stata predicata, che molti siano i cuori a riceverlo, perché io so quello che tu sai prima di me, che questa parola produrrà una visione nuova, un modo di vedere nuovo, una vita feconda, una pace nel cuore. E ancora in quelli che già ti conoscono, Signore, metti più desiderio di fare meglio la tua volontà e di profumare alla maniera di Maria, la sorella di Lazzaro di Betania. E quelli che sono nuovi, nuovi per questa parola, che possono riconoscersi peccatori e chiedere a te in questo momento e dire: Gesù, io ti accetto come mio personale Signore e Salvatore, io credo in te, come è scritto nell'Epistola ai Romani, io col mio cuore ti ricevo, con la mia bocca confesso, e da questo momento io sono un tuo figliuolo, una tua figliuola, e il mio nome è scritto nel libro della vita. Oh Signore, in questi tempi così difficili io so che il tuo spirito ha preparato e sta preparando il cuore alla tua parola. Benedici ancora coloro che trasmettono i nostri programmi, Signore, queste emittenti, rendele più forte, perché devono avere la tua benedizione, Signore. Grazie Padre, grazie Dio,
Te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Thank you.